Ciao a tutti, mi chiamo Fabio Massimo Castaldo, ho 28 anni e una doppia laurea in giurisprudenza italiana e francese, avendo studiato per ben 2 anni in Francia, dove purtroppo ho potuto constatare e toccare con mano quella che è la differenza che ci separa oggi come oggi dai migliori paesi europei. È stato anche questo uno dei motivi che mi ha spinto ad entrare a far parte di questa grande famiglia che si chiama Movimento 5 Stelle Roma e in particolare del nono municipio, per dare il mio piccolo contributo a cambiare la situazione del mio paese. Bene, vorrei anche parlarvi però del sogno europeo. Questo sogno europeo che originariamente era nobile e puro, questo sogno che però, nato appunto per far superare le contrapposizioni tra paesi che avevano portato poi alla Seconda Guerra Mondiale, è stato tradito. E questo sin dalla conferenza di Messina del 1955, quando si è scelto di impostare i suoi valori fondamentali sull'economia, sulla finanza e sui mercati. Mettere il denaro al centro rispetto ai diritti umani è una scelta di valore, e questa scelta di valore ha avuto delle conseguenze molto forti, perché lo strumento è diventato un fine. E il sogno stesso è degradato a null'altro che una giustificazione ipocrita e tradita dello strumento. Il tempo non ha fatto altro che acuire ancora di più questo peccato originale. E quindi non abbiamo più un'economia al servizio della politica, né tantomeno una politica al servizio dei cittadini. Abbiamo semplicemente milioni di europei consumatori schiavi che sono a disposizione di un'oligarchia di alti burocrati e di politici. E soprattutto, dobbiamo considerare che questi alti burocrati non sono altro che burattini al servizio delle lobby finanziarie. Il MES, il Fiscal Compact, non sono una pazzia sbucata fuori negli ultimi anni, ma sono invece frutto di una strategia ben precisa. E se pensiamo che tutto ciò sia avvenuto con leggerezza e ingenuità, ci sbagliamo. Possiamo forse crederlo per chi ci ha governato negli ultimi 20 anni, perché sono dei personaggi palesemente indegni e incapaci del ruolo che hanno ricoperto. Ma illudersi che questo valga per tutti gli altri stati e per tutti i leader europei, beh, forse credo che si andrebbe un pochettino al di là della logica. Cosa resta quindi? Resta il fatto che oggi, un tempo anzi, lottavamo per una comunità di stati finalizzata al benessere dei popoli. Invece oggi non abbiamo nient'altro che una troica, la quale celebra un'unione di banche che è destinata a sua volta a garantire proprio quelle speculazioni che sono state perpetrate negli ultimi anni in danno dei popoli stessi. Io penso che non ci sia un modo più chiaro per sintetizzare più brevemente il male che affligge l'Europa e che forse affligge il mondo intero. Però vorrei anche parlare di una speranza, e questa speranza si chiama Movimento 5 Stelle. Noi, infatti, a differenza degli altri partiti e degli altri movimenti politici, crediamo fortemente nella condivisione delle idee, nell'intelligenza collettiva, nella libertà della rete e nello sviluppo sostenibile. Vogliamo avere un nuovo modello per la difesa del nostro ambiente e soprattutto vogliamo portare avanti energie pulite e rinnovabili e il modello dell'acqua pubblica come diritto irrinunciabile del cittadino. Persino i nostri critici più feroci hanno dovuto poi riconoscere che oltre ai temi che portiamo avanti abbiamo un altro grande pregio e si chiama coerenza. La coerenza che è stata sempre una merce rarissima nella politica e tanto più nella politica italiana. Noi l'abbiamo dimostrata rinunciando a ben 42 milioni di euro di rimborsi elettorali e restituendone altri 4. L'abbiamo dimostrata con tutte le battaglie che abbiamo fatto nel corso di quest'ultimo anno all'interno delle istituzioni. L'abbiamo dimostrato ancora di più anche nelle elezioni provinciali, perché non ci siamo mai candidati per questa appunto competizione, in quanto non riteniamo le province utili. E proprio per questo motivo vi dico che di converso crediamo fortemente nell'Europa unita ed ecco perché ci stiamo presentando alle elezioni europee. Quello in cui non crediamo invece è nel modello di Europa che vorrebbero spacciarci come l'unico modello possibile. La nostra è un'Europa diversa, un'Europa che fonderà sul Mediterraneo, uno dei fulcri principali di sviluppo e che farà in modo che questo mare torni a essere un ponte tra le civiltà delle due sponde. Un'Europa in cui il lavoro e non la finanza sarà il vero valore fondante e il vero motore. Ed ecco perché ci faremo sicuramente promotori di un'idea di reddito di cittadinanza per tutti i paesi europei e soprattutto di un salario minimo garantito per tutti i cittadini europei. Ancora di più vi dico che la cultura sarà la nostra vera economia e faremo in modo che i cittadini siano soprattutto tali e non si vengano visti solo ed esclusivamente come dei consumatori. In una parola, noi vogliamo stravolgere completamente i presupposti di quella che è stata l'Unione Europea finora ed arrivare ad un'Europa 2.0.
Per questo vi dico che, a mio modo di vedere, il Movimento 5 Stelle non solo è una forza europeista, ma è la forza più europeista d'Italia e molto probabilmente anche dell'intero continente, una forza che guarda al futuro. Chiunque afferma qualcosa di contrario, chiunque continua a propinarci i soliti slogan triti e ritriti delle televisioni a reti unificate, sta mentendo e sta facendo come sempre. Che si continui l'Italia a far fingere che tutto cambi affinché nulla cambi. Noi come attivisti del Movimento 5 Stelle, soprattutto come cittadini europei, abbiamo imparato la lezione più importante. Dobbiamo fare rete perché è l'unico modo per riuscire a realizzare il nostro sogno, è l'unico modo per riuscire a percorrere questa strada. Quindi lo dobbiamo fare insieme. Dobbiamo riannodare, sin dall'inizio, i fili della rete. E io ne sono convinto e credo che lo siate anche voi. Vinciamo noi!